Ora si registrerà dare la conferenza. un astrofisico, Filippo Bonaventura, amministratore della pagina Chi ha paura del buio. Immagino che molti di voi, credo tutti, la conosciate. Senza dubbio, a mio parere, e non solo, visti anche i risultati e vista la crescita della pagina, un riferimento assoluto e veramente fruibile per avvicinarsi a questa affascinante, ma complessa visione della realtà, che è il punto di osservazione che ci regala l'astrofisica attraverso lo studio, senza dubbio, di quelle che poi sono le strutture matematiche e fisiche che sorreggono la visione del mondo dell'astrofisica, ma anche la possibilità e anche la difficoltà in realtà della divulgazione di contenuti così complessi. Allora, questa serata nasce in realtà molto tempo fa, dentro di me come desiderio. Sapete bene, immagino molti di voi lo sapranno, la parola desiderio contiene in sé una tensione, no? Che riflette anche quella che è la tensione verso un elemento siderale, cioè un elemento stellare. Desiderare significherebbe tecnicamente, etimologicamente, avere una sorta di nostalgia di quelle che sono le stelle. Cioè puntare a quelle che sono le nostre origini e anche a quelle che sono le nostre immagini, o meglio le immagini dalle quali noi siamo attratti. Psicologicamente, parlare di questo mette le due discipline, la psicologia dei profondi e l'astrofisica, in una prospettiva direi originale e interessante. Può essere una domanda, come mai una associazione, un gruppo di studio di psicologia del profondo si occupa di dialogare con l'astrofisica. Allora, è una domanda direi mal posta in realtà, perché non solo tutto quello che è il mondo esterno, il mondo di cui facciamo esperienza, regala dei grandissimi punti di osservazione e delle metafore, delle immagini che possono arricchire la nostra possibilità immaginativa circa la possibilità che c'è in effetti data dalla nostra razionalità, dalla nostra emotività, dalla nostra sensibilità, di intercettare, quindi dar forma, dare occasione di incontro a dei contenuti che sono in realtà contenuti emotivi, contenuti che sono al di sotto della soglia della coscienza. L'astrofisica è una disciplina scientifica che ha in realtà delle profonde, e più ho avuto occasione, anche grazie all'ottima divulgazione del gruppo Matteo Miluzio, Lorenzo Colombo e Filippo Bonaventura, che oggi abbiamo con noi, quindi del gruppo della pagina Chi ha paura del buio, più mi avvicino, più approfondisco anche con altre letture la disciplina, più ne intravedo, e così anche i miei colleghi con cui condivido questa avventura di approfondimento, più ne intravedo la portata e degli aspetti di grande utilità dal punto di vista della narrazione. Immagino anche, magari questo sarà oggetto anche di chiarimento e di curiosità, quantomeno mia, delle problematiche anche circa il tema della divulgazione. Già la scorsa volta, noi siamo all'ultima stazione di un viaggio che è iniziato così, a fronte di una considerazione, cioè che in quest'epoca, sempre più, e nostro malgrado, purtroppo in questi mesi a volte, abbiamo a che fare con degli elementi non visibili, invisibili per l'appunto, che modificano, complicano, preformano e si insinuano nel nostro universo intrapsichico e interpersonale. Quindi, sia nella nostra psiche profonda, nelle nostre paure, confondendo la nostra direzione, confondendo la direzione del nostro sguardo e quindi il nostro immaginario, ma anche interpersonale, cioè sì, no, le paure dell'incontro con quel cosiddetto altro che sia il mondo non visibile, quindi diciamo da un virus a qualsiasi altra forma, diciamo, non visibile, a l'altro, cioè l'ignoto, quello che non controllo, che non mi aspetto e che irrompe e con il quale devo prendere, dal quale devo prendere, come dire, provvedimenti e devo prendere anche delle misure, come dire, utili, a volte intelligenti, per
per consentire, diciamo, un'osservazione più nitida, chiara e quindi una maggior familiarità. Però questo problema si pone sempre in psicoterapia. Quando noi ci accingiamo a parlare di emozioni, di immagini, di sogni, di stati d'animo, osserviamo, puntiamo il nostro sguardo verso nella direzione dell'invisibile. Certo, possiamo incontrare una persona e senza dubbio si sostanzia la nostra relazione, anche, come dire, affettiva con qualcuno, ma il grosso di quello che è l'argomento di cui andiamo parlando non si riassume nel visibile e ha delle implicazioni che in realtà preformano e costruiscono la possibilità che poi viene spedita e vista nel visibile. In altre parole, siamo animati da forze invisibili che, tingendo dall'immaginario, no? Dalla psicologia del profondo, chiamiamo forze inconsce, per il semplice fatto che consci non sono. Quindi non possiamo identificarci con loro, ma subiamo, come tutti, un'interferenza a carico della psiche inconscia. Interferenza che va dal semplice lapsus, no? A problematiche che poi si strutturano, si cristallizzano e diventano occasione di confronto e di lavoro anche in psicoterapia per ampliare il punto di osservazione. Ecco, vedete come già questa piccola prospettiva in parallela ci offre forse, poi Filippo si introdurrà con la sua relazione a questi temi, ci offre un primo parallelismo. Ecco che la prospettiva. Quando noi osserviamo l'inconscio, osserviamo i nostri contenuti, quello di cui eravamo assolutamente convinti e mai avremmo messo in dubbio, in altre parole, i pilastri, no, della nostra visione del mondo e dell'universo e dell'uomo, e di noi stessi, in altre parole, osservando queste questioni, dobbiamo, nostro malgrado, a volte prendere coscienza e ampliare, modificare, integrare degli aspetti che prima consci non erano. In realtà erano già presenti e ci agivano e si manifestavano sotto forma di interferenza di problemi. In astrofisica, inevitabilmente si scopre che, pensiamo per esempio all'Hubble, a telescopi che gli hanno consentito anche questo grado di finezza di osservazione, che osservando piccole porzioni celesti, piccole porzioni del cielo, e magari buie, magari non ben considerate prima, nel piccolo, nell'infinitamente piccolo, ecco, il piccolo dischiude una proporzione enorme di soli, di mondi, di pianeti, di stelle, di galassie. Osservando l'infinitamente piccolo, a volte piccolo quanto un granello di sabbia, possiamo intravedere, grazie all'osservazione e agli strumenti, un universo complesso, ordinato, che risponde a delle leggi e che ha già delle interazioni che ci precede, dal punto di vista cronologico, era già prima di noi, prima anche del nostro pianeta lì, a volte. E che ci resisterà, cioè probabilmente, anzi direi, dato la pochezza anche della vita umana, come a volte anche la pochezza della dimensione egoica, cioè quella dell'io, con la quale noi confondiamo in realtà la totalità della psiche, quando invece lo ripetiamo, l'io è uno dei complessi della profonda e complessa natura psichica che è formata di molte parti che appunto interagiscono con appunto in un enorme sistema solare, per intenderci, no? Ogni nostra parte ha dei tempi, dei modi, delle caratteristiche differenti. L'integrazione, l'interazione di queste parti crea una sorta di sistema. Relativizzazione quindi del punto di vista sia per quanto riguarda lo spazio. Quindi noi non siamo, come dire, soli, non siamo il solo pianeta vicino a una stella, esistono enormi pianeti, probabilmente, forse, altamente probabilmente esistono altri pianeti forse abitati da forme intelligenti di vita, possiamo pensare a vegetali oppure batteri. Senza dubbio la vita pullula, l'universo è un grande ribollire di questioni che stanno divenendo, cioè è in grande divenire. L'universo si modificherà, la vita cambierà anche nel nostro pianeta e forse sorgerà, forse è già sorta, è già decaduta in altre parti. Non possiamo in realtà avere delle conoscenze profonde a riguardo, ma senza dubbio è altamente probabile che questa complessità trasudi vita, in altre parole, no? Spazio e tempo, non solo, ma anche altre questioni assolutamente sintoniche, come il tema della creazione e della distruzione. Nascono stelle, nascono mondi.
Siamo nel 2019, l'anno in cui abbiamo avuto tutti la fortuna di poter assistere e osservare alla fotografia di fatto costruita attraverso molteplici osservazioni, quindi ricostruita, ma senza dubbio empirica, di un buco nero, quindi dell'orizzonte degli eventi intorno a un buco nero. Una fotografia unica nella storia che ricorderete tutti, immagino, è stata molto utilizzata, anche molto giustamente divulgata. Scopriamo questo, scopriamo costantemente stelle che nascono o che anche si spengono. E, a volte, per quanto riguarda pertiene l'ambito del tempo, osserviamo fenomeni luminosi che forse, anzi possiamo addirittura calcolarlo, non esistono più, cioè il tempo, le infinite distanze dello spazio siderale. Anche alla velocità della luce diventano comunque, ci portano delle informazioni di un tempo che non è più, ma che è stato. Ecco, così anche dall'inconscio, no? Capite bene l'immaginazione, se vogliamo, per amor di metafora, continuare in questa direzione, cosa che sia utile per una così vicinanza anche di sentire. Le suggestioni che non sono più della nostra infanzia, probabilmente del nostro mondo. Primissimi anni, ma anche di quei ricordi che ormai sono lontani dagli esseri umani che siamo oggi, ma forse no, in realtà, perché interferiscono ancora in maniera assolutamente percepibile talvolta. A volte il fatto di rendersene conto libera molto, no? Libera molta energia, no? Quindi si riesce a dare un ordine a alcuni disagi, alcune sofferenze che prima forse erano così mute, senza oggetto. Parliamo di creazione e di distruzione che sono forze presenti anche nello psichismo. Pensiamo a Freud, Eros, Thanatos, forze di costruzione e di distruzione, ma senza dubbio di trasformazione. Siamo in un universo in divenire, sia dal punto di vista extra-psichico, cioè siamo qui nel mondo fuori, nel tempo, abbiamo Giordano Bruno, per intenderci, che è un po' un pensatore al limite prima del pensiero scientifico tradizionale, diceva tra macro e microcosmo, cioè tra il mondo esterno, l'universo e il mondo interno. Ecco, esiste quindi poi parole anche, no? Forse questa sera udiremo, credo proprio di sì, come interferenza, per esempio, no? Come gravità, come energia, pensiamo, non so, a ritmo, a ciclo, al tema del visibile e dell'invisibile, pensiamo a quanti corpi celesti sono stati prima intuiti ultimo, ma non per importanza, ovviamente è quest'ultimo buco nero che è stato scoperto in prossimità della nostra galassia, come poi prossimità, ovviamente sempre considerando le distanze cosmiche, questo enorme corpo celeste è stata una delle scoperte recenti e quindi un ampliamento della nostra conoscenza ed è stato intuito anche attraverso l'interferenza che, come spesso i buchi neri fanno, che questo corpo ha generato ai danni della luce, cioè ha in qualche modo modificato, interferito con l'informazione che ci stava raggiungendo. Mi scuso ovviamente con Filippo se non sono preciso poi nel lessico, perché mi occupo di psicoterapia ovviamente, quindi probabilmente riesco senza dubbio meglio nel mio ambito, ma possiamo senza dubbio dire che il rapporto visibile-invisibile, materia ed energia, coscienza e inconscio, è qualcosa di cui si fa esperienza anche nel rapporto con noi stessi. Qualcosa di invisibile interagisce con il mio complesso, il cosiddetto complesso dell'io, e mi genera un indebolimento, una deviazione, ritorno sugli stessi temi. C'è qualcosa che deve essere visto. E che una volta visto può essere conosciuto, e quando è conosciuto può insegnarmi delle cose, può insegnarmi delle cose importanti su di me e può relativizzare anche al contempo, attraverso la visione, il mio punto di vista, che è assolutamente tragico nella dimensione dell'io, perché è solipsistico, cioè l'io è solo che massimamente soffre. Ma viene poi a essere ampliato, integrato, organizzato in un complesso universo, per l'appunto interiore, in questo caso inevitabilmente esteriore quando si parla di corpi celesti, complesso e direi organizzato e intelligente, nel senso che esistono delle leggi, intelligente intendo proprio questo, esistono delle leggi che lo sostengono,
Ecco, questo è quello che per prima cosa si può fare esperienza leggendo da psicoterapeuta quale sono, leggendo di astronomia. Ma che cos'è questo invisibile? Qual è l'immaginario che l'astronomia può regalarci? La scorsa volta ci siamo occupati di fisica dell'infinitamente piccolo, di fisica dei quanti, e abbiamo notato come osservando l'infinitamente piccolo, esiste un mondo di leggi altrettanto intuibili, matematicamente intuibili e assolutamente predittive, che insegnano moltissimo e che aumentano la luce di fatto della cosiddetta coscienza, cioè della nostra conoscenza. Allora, non ci resta, dopo aver affrontato il percorso letterario attraverso l'immaginario, sapete, abbiamo trattato Mayrich, Machen, abbiamo trattato Lovecraft. Ora, e poi abbiamo trattato la meccanica quantistica, e ora lo sguardo è verso estremamente lontano, quindi i limiti dell'universo. Cosa c'è oltre l'universo visibile? Cosa c'è inoltre, oltre a quello che conosciamo? E che cosa si va intendendo quando si affronta la questione intorno alla materia oscura, cioè qualcosa di invisibile ma che influenza anche la nostra, come dire, il nostro visibile? E al contempo, tenendo un po' il filo anche dell'ultimo intervento che abbiamo svolto giovedì scorso, che cosa sia l'energia oscura. Lascerei a riguardo ovviamente la parola a Filippo Bonaventura, che saluto e ringrazio, perché possa guidarci in questo viaggio. Grazie a tutti. Bene, grazie, grazie Andrea per la lunga introduzione e grazie anche per l'invito naturalmente. Cioè, io sono stato contento di accettare questo invito perché mi è sembrato da subito molto stimolante l'idea di appunto questo dialogo tra discipline così apparentemente diverse, no? Ma quando Andrea mi ha chiesto di fare un po' mostrare una riflessione che stia un po' a cavallo tra i concetti di altrove, il concetto di invisibile, mi è sembrato immediatamente semplice in realtà trovare che cosa dire, perché l'altrove è invisibile un po' per definizione e un po' l'altrove è l'oggetto di studio, è l'oggetto di studio dell'astronomia. Cioè, come dire, noi esseri umani siamo proprio per natura, proprio intrinsecamente, abbiamo una natura di esploratori, no? Vediamo una siepe e vogliamo vedere cosa c'è al di là, vediamo il mare e vogliamo vedere cosa c'è al di là, vediamo l'orizzonte e vogliamo vedere cosa c'è al di là. È proprio una cosa che fa parte della nostra natura e in questo senso l'universo, il cosmo, se vogliamo, lo spazio è l'altrove per eccellenza ed è anche ovviamente in buona parte invisibile. Se vogliamo, la storia dell'astronomia può essere anche letta, volendo, come la storia di come siamo riusciti a imparare a osservare ciò che non è visibile al nostro occhio nudo. E nel farlo, appunto, nello scrutare quell'immenso altrove che è il cosmo, in realtà la storia dell'astronomia ha prodotto delle notevoli rivoluzioni che hanno in qualche modo avuto un impatto forte nel corso dei secoli, degli ultimi secoli, sul modo in cui noi ci percepiamo come specie, non per forza come individui, ma perlomeno come specie, cioè qual è un po' il nostro posto nel grande schema delle cose. Prima Andrea parlava appunto di narrazione, no? E in qualche modo noi esseri umani, coscienti su questo pianeta, sentiamo di essere protagonisti o comunque personaggi di una storia che è più grande di noi, solo che questa storia non la conosciamo, no? E sentiamo il bisogno un po' di inventarcela o di trovare degli indizi che ci facciano capire un po' questa storia, quale possa essere.
gli esseri umani hanno sempre inventato storie per capire, per avere un'idea su chi siamo, su da dove veniamo, su qual è il nostro ruolo, il nostro significato dell'esistenza qua giù. In questo senso, chiaramente, l'astronomia ha tanto da dirci. Quindi volevo partire, diciamo, questa storia dell'astronomia con questo taglio visibile e invisibile, con il cannocchiale. Ok? Quindi siamo nel 1600, all'inizio del 1600, in Italia. Galileo Galilei, per la prima volta nella storia dell'uomo usa un cannocchiale per osservare il cielo. Il cannocchiale naturalmente era uno strumento che già esisteva, ma lui è stato il primo a puntarlo al cielo. Questa è stata la prima volta che è stato usato uno strumento per superare uno dei limiti fisiologici dell'occhio umano. In particolare, come dire, quella che in gergo tecnico si chiama l'area di raccolta luce. Significa che se noi immaginiamo la luce come una serie di gocce d'acqua che cadono dal cielo, un sensore per la luce potrebbe essere visto come un secchio che cerca di raccogliere il più possibile di questa luce. Chiaramente più il secchio è largo e più luce e più acqua riesce a raccogliere, quindi più il nostro sensore è largo, e più luce riesce a raccogliere. Chiaramente esiste un limite fisico, fisiologico all'area di raccolta luce che ha il nostro occhio umano, no? Perché la pupilla non si può dilatare più di un tot. Usando uno strumento già come questi, che potete vedere, questi sono gli unici due telescopi originali di Galileo, conservati al Museo Galileo di Firenze, sono gli unici che ci sono rimasti e appunto avendo una larghezza maggiore della pupilla dell'occhio umano riescono a raccogliere più luce. Questo permise a Galileo di osservare il cielo vedendo cose che allo sguardo, diciamo, all'occhio nudo non potevano essere visibili. E quindi Galileo supera questo limite grazie al cannocchiale e che cosa trova? Trova delle cose interessanti. In particolare, vedete nel disegno qui in alto, questo è un suo disegno delle fasi di Venere. Che cosa sono le fasi di Venere? Come la Luna, man mano che percorre il cielo, mostra le fasi, calante, crescente, eccetera. Questo fa lo stesso comportamento, ce l'ha anche il pianeta Venere, e questo era un fatto sconosciuto prima di Galileo, perché nessuno l'aveva mai, cioè serve un telescopio, un cannocchiale per osservare questo fenomeno, occhio nudo non si osserva, però questo fatto ha un'implicazione enorme, perché non c'è nessun modo di spiegarlo se non, come vedete nel disegno, in basso a destra, non c'è nessun modo di spiegare le fasi di Venere se non supponendo che, Venere orbiti attorno al Sole in un'orbita interna, rispetto a quella terrestre. E questo, cioè, bisogna tenere conto che era l'inizio del Seicento, quindi in un periodo in cui dominava ancora una visione geocentrica dell'universo, cioè con la Terra al centro dell'universo e tutto che gli gira attorno. Ma grazie a questo superamento del limite dell'occhio umano per osservare qualcosa che prima era invisibile, Galileo scopre una prova schiacciante della teoria eliocentrica, cioè del fatto che non è più la Terra a occupare una posizione centrale, ma è il Sole a farlo, e la Terra, come gli altri pianeti, orbita attorno al Sole. Questo naturalmente non è solo un'informazione scientifica, è anche un qualcosa che ha un profondo impatto su come noi ci percepiamo, perché occupare o non occupare la posizione centrale dell'universo è una cosa che ci fa sentire in un modo diverso, è una cosa che un po' va a interferire con la narrazione che noi ci raccontiamo di noi stessi su qual è il nostro posto e cosa siamo. Ok, quindi questo è il primo esempio. Il secondo esempio di superamento di un limite fisiologico è
legato al cosiddetto tempo di esposizione o tempo di integrazione, come dicono gli astronomi. Significa che, per esempio, l'occhio umano è in grado di registrare, cioè di raccogliere luce per circa a spanne un decimo di secondo alla volta, cioè ogni, tra virgolette, fotogramma che il nostro occhio prende ha una durata di raccolta luce che è di un decimo di secondo. Chiaramente questo cambia a metà del, cioè seconda metà dell'Ottocento con l'introduzione della lastra fotografica, che contrariamente all'occhio umano può lasciare può rimanere a impressionarsi, quindi a raccogliere luce per un tempo lungo a piacere. E questo apre di nuovo le porte a cose che prima erano assolutamente invisibili, perché è come, ritornando all'esempio del secchio, è come avere un secchio che invece di rimanere per un decimo di secondo sotto l'acqua ci rimane per minuti, ore, chiaramente può raccogliere molta più acqua, cioè molta più luce e quindi possiamo vedere cose molto più deboli, molto più lontane, eccetera. Questa che vedete, per esempio, è una vera lastra fotografica usata dal grande astronomo Edwin Hubble nel 1923 grazie a questa immagine, Hubble dimostra che la nebulosa di Andromeda, di cui vedete appunto un negativo in questa immagine, questo blocco un po' scuro, la nebulosa di Andromeda, come veniva chiamata all'epoca, non è in realtà un oggetto che appartiene alla nostra galassia, ma è proprio una galassia a sé stante. Quindi, diciamo, anche grazie all'introduzione della lastra fotografica, quindi al superamento del limite di esposizione dell'occhio umano, si arriva a scoprire un'altra verità scioccante sul nostro universo, cioè il fatto che è molto grande. Prima si pensava che appunto la Via Lattea fosse coincidesse in qualche modo con l'universo, che non ci fosse niente al di là, ma scopriamo proprio negli anni 20 del Novecento che in realtà l'universo è molto, molto, molto più grande di così e quindi più l'universo è grande, più in proporzione noi siamo piccoli e questo di nuovo ha un forte impatto sulla nostra percezione di noi stessi. A proposito di lunghissimi tempi di esposizione, non potevo non mostrare questa immagine che è stata prodotta da un telescopio che ha lo stesso nome dell'astronomo Hubble, l'Hubble Space Telescope, che qui ha diciamo, puntato verso una piccola regione di cielo buia, completamente buia, cioè nera, vuota, e però con un tempo di esposizione enormemente elevato, più di 11 giorni complessivi. E ha osservato questo in una piccola, piccola, piccola regione di cielo che era nera per tutti gli altri strumenti. Il telescopio Hubble ha osservato qualcosa come 10.000 galassie. Ogni puntino che vedete in questa immagine, quasi ogni puntino, è fondamentalmente una diversa galassia. Galassie che stanno a decine di miliardi di anni luce da noi. E, cioè, se il nostro occhio avesse il diametro dello specchio di Hubble, cioè 2,5 metri, e potesse integrare, cioè raccogliere luce per 11 giorni invece che per un decimo di secondo, e se fosse fuori dall'atmosfera, fondamentalmente il cielo ci apparirebbe così, non esisterebbe il concetto di cielo nero, sarebbe tutto così per noi. E questo non può non darci un'idea nuova di qual è lo spazio che noi occupiamo. No? Nel cosmo. Terzo limite dell'occhio umano, lo spettro percepibile. Noi diciamo, riusciamo a osservare solo una piccola porzione dello spettro elettromagnetico, cioè la luce è un'onda elettromagnetica, ovviamente, e noi riusciamo i nostri occhi sono sensibili solo a luce che sta, diciamo, in un certo intervallo di lunghezze d'onda, al di sotto e al di sopra i nostri occhi non vedono niente, è tutta roba invisibile per il nostro occhio. Ma l'avvento dei sensori digitali, diciamo, nel Novecento, ha proprio aperto il vaso di Pandora dell'astronomia multibanda, come si suol dire, no? Cioè, siamo in grado di rendere i sensori sensibili anche a radiazione elettromagnetica di lunghezza d'onda diversa dal visibile. Qui, per esempio, potete vedere un'immagine in cui si osserva il disco della galassia in bande diverse.
gamma X visibile, infrarosso e radio. E ogni banda elettromagnetica mostra strutture diverse, mostra qualcosa di diverso. Quindi, diciamo, quello che noi vediamo su una piccola fetta dell'emissione elettromagnetica totale di un corpo, e ogni fenomeno astrofisico produce fotoni, luce a lunghezza d'onda diversa, e quindi studiando lunghezza d'onda diversa possiamo vedere cose differenti. Per esempio, appunto, negli infrarossi possiamo vedere attraverso le polveri, e quindi se, cosa c'è all'interno di una nube di polvere. Nei raggi X, per esempio, possiamo vedere strutture non visibili nell'ottico, che sono resti di supernove, sistemi binari, di stelle di neutroni, buchi neri, eccetera. E in banda radio invece possiamo vedere il comportamento degli elettroni nel campo magnetico della Via Lattea, e quindi, diciamo, anche qui si supera con la tecnologia un altro limite di visibilità che è nostro, del nostro occhio, e quello che si ottiene sono di nuovo grandi scoperte. Chiaramente, quando si parla di multibanda, le scoperte sono tantissime. Io ne ho scelta una che mi sembra particolarmente importante, ed è appunto riassunta in questa immagine, che è fondamentalmente è un'immagine del cielo nella banda delle microonde, e mostra appunto una radiazione che proviene dall'intero universo, che proviene da tutte le direzioni, e si chiama radiazione cosmica di fondo, proprio perché il cosmo è permeato di questa radiazione. Ora, salta fuori, senza entrare nei dettagli, che questa radiazione è in qualche modo stata prodotta poche centinaia di migliaia di anni dopo il Big Bang, che in qualche modo è una fotografia dell'universo proprio nelle primissime fasi della sua vita. E, questa radiazione cosmica di fondo nelle microonde, assolutamente invisibile a noi, è stato mandato un satellite in orbita per osservarlo. Questa radiazione è la prova schiacciante, è stata la prova definitiva alla teoria del Big Bang, cioè la teoria del fatto che l'universo in un tempo molto 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 lontano era molto piccolo, caldo e denso. Fondamentalmente questa immagine, se vogliamo, ha dimostrato che il nostro cosmo ha avuto una data di nascita, in qualche modo ha avuto un inizio, che il cosmo è iniziato, c'è stato un momento iniziale. E anche questo ovviamente è molto impattante su come noi ci sentiamo riguardo al tutto, alla totalità che ci circonda. E perché appunto prima si riteneva che il cosmo fosse eterno, che fosse sempre esistito e sempre esisterà, invece questa nozione, questa credenza è stata messa in discussione proprio andando a osservare l'ennesima cosa invisibile. E appunto nella nostra scalata, diciamo, verso ciò che è sempre più invisibile, troviamo appunto materia oscura ed energia oscura, che già dal nome si capisce che sono entità di difficile se non impossibile osservazione, perché finora abbiamo parlato di corpi che comunque emettono luce, ma che magari questa luce c'era nascosta, vuoi per limiti fisiologici dell'occhio umano, vuoi per appunto motivi contingenti legati alla nostra natura. Però esiste nell'universo anche tanto tanto materiale che invece proprio non emette radiazione, e che quindi che proprio non è visibile neanche in linea di principio. Per cui appunto materia oscura ed energia oscura. Ne parlo brevemente. Quella che vedete è un'immagine di un grande ammasso di galassie, si chiama ammasso della Chioma, e questo ammasso è stato studiato nel 1933 dall'astronomo svizzero Frank Zwicky, che misurò le velocità con cui queste galassie, diciamo,
se ne andavano a zonzo nell'ammasso della chioma e scoppiò una cosa abbastanza sorprendente, cioè che la loro velocità era troppo alta, cioè che a quella velocità avrebbero avuto energia sufficiente per essere schizzate fuori dall'ammasso. Che cosa le tiene quindi? Zwicky fu il primo negli anni 30 a ipotizzare che ci fosse nell'ammasso un grande quantitativo di materia che però non era visibile, come per esempio le galassie e il gas che compone l'ammasso di galassie. L'ipotesi rimase un po' nel dimenticatoio per qualche decennio, perché era un'ipotesi un po' audace, fino agli anni 70, quando la grandissima scienziata, grandissima astronoma Vera Rubin, dimostrò che anche su scala galattica c'era lo stesso problema. Cioè, lei studiò la rotazione delle galassie e vide che appunto le galassie ruotano troppo velocemente rispetto alla massa che noi possiamo stimare in base alla materia visibile. Si calcola appunto che nelle galassie, come negli ammassi di galassie, addirittura un 80-90% della massa complessiva sia sotto forma di materia non visibile, che per questo motivo è stata chiamata materia oscura. Qui, se volete, vi ho anche aggiunto una citazione da Vera Rubin che mi è sembrata abbastanza pertinente con l'argomento di cui stiamo parlando. Questa materia oscura, diciamo, non è materia ordinaria, oggi lo sappiamo per certo, perché se fosse materia ordinaria saremmo in grado di vederla in una qualche banda elettromagnetica. Quello che fa la materia quando interagisce con altra materia fondamentalmente è produrre luce, almeno in un contesto astrofisico, diciamo, è corretto pensare le cose in questo modo. La materia quando interagisce con altra materia produce una qualche forma di radiazione, ma non sappiamo come spiegare tutta questa massa, come tutta questa massa possa essere presente e al contempo non emettere nessuna forma di luce. Quindi abbiamo ipotizzato che la materia oscura sia in realtà materia non ordinaria, cioè non fatta di protoni ed elettroni come è fatta tutta la materia che ci è familiare. Un'altra prova interessante dell'esistenza della materia oscura, o almeno un forte indizio, è il fenomeno delle cosiddette lenti gravitazionali, fenomeno previsto già da Albert Einstein all'inizio del Novecento. In pratica, sapendo che una grande massa, come quella di un grande ammasso di galassie, distorce la geometria dello spazio-tempo circostante, se noi, per esempio, dalla Terra osserviamo un grande ammasso e dietro questo ammasso risiede una galassia, la luce proveniente da questa galassia, o meglio la traiettoria della luce proveniente da questa galassia, verrà deviata dalla diversa curvatura dello spazio attorno all'ammasso di galassie. Questo si traduce proprio come in una lente, in una deformazione dell'immagine della galassia, perché appunto i raggi di luce sono curvi. Un esempio, ecco, è questa immagine. Un esempio è questa immagine. Questo è un esempio abbastanza estremo di lente gravitazionale. Le galassie in giallo che vedete qui sono tutte galassie che appartengono a un ammasso di galassie, quindi un oggetto molto molto massiccio. E questi archi blu che si distinguono nettamente sono immagini multiple e distorte di una piccola galassia retrostante all'ammasso. E dall'entità di queste deformazioni si riesce a risalire alla massa degli ammassi di galassie. E anche qui si nota di nuovo, e qui è proprio difficile spiegarlo altrimenti con un indizio come questo, si nota che la maggior parte della massa degli ammassi di galassie è invisibile. È costituita da materia oscura, perché proprio non abbiamo nessuna prova elettromagnetica dell'esistenza di questa massa, ma non riusciremo a spiegare altrimenti queste deformazioni così intense della luce che vediamo
in corrispondenza di grandi masse cosmologiche. Quindi questo per quanto riguarda la materia oscura. Poi c'è l'energia oscura e questa, diciamo, se vogliamo, è la più recente, ok, di queste entità in ordine di scoperta, perché si parla del 1998, quindi una ventina d'anni fa o poco più. Allora, che cos'è l'energia oscura? Per capirlo bisogna partire da un particolare tipo di supernova che gli astronomi chiamano supernova 1A, perché appunto gli astronomi non sono particolarmente bravi a dare i nomi alle cose. Comunque, le supernove 1A sono costituite cioè hanno origine da un sistema binario, quindi due stelle che orbitano attorno a un baricentro comune, una di queste è una nana bianca e una di queste è una gigante rossa. Ora, le nane bianche sono piccole, compatte e hanno un'alta gravità, mentre le gigante rosse sono appunto molto sfilacciate, nel senso che i loro strati più esterni sono debolmente legati gravitazionalmente. Quindi, se la coppia è abbastanza stretta, la nana bianca è in grado con la sua alta gravità di risucchiare il materiale più esterno della sua compagna, della gigante rossa, e quindi in questo modo accresce la sua massa. Ora, succede che tutte le nane bianche, quando raggiungono un certo limite di massa, quando superano questo limite di massa, esplodono. Cioè, tutte le nane bianche, quando raggiungono quel particolare valore di massa, esplodono. Quindi, in qualche modo, quando succede questo, si parla di supernova 1A. Ok? Qui, per esempio, vi mostro una immagine di una supernova 1A. È questo puntino bianco che vedete in basso a sinistra. Come vedete, sono oggetti estremamente luminosi. Cioè, pensate che questa è la luce di una singola stella, che rivaleggia con la luce dell'intera galassia a cui appartiene. Quindi sono oggetti estremamente luminosi che quindi si possono vedere anche a grandissime distanze, a distanze cosmologiche. Ora, il fatto che tutte le supernove 1A hanno la stessa luminosità quando esplodono, ci aiuta cioè è stata questa la chiave per la scoperta dell'energia oscura. Perché? Perché se io so quanto luminosa è una supernova 1A come dire, e misuro, cioè se tu mi dici a quanto è distante da me una supernova 1A, io ti so dire quanto mi aspetto che sia luminosa, perché so quant'è luminosa intrinsecamente e in base alla distanza faccio un semplice calcolo e ti dico quanto dovrebbe apparirmi luminosa. Ora, la distanza delle supernove 1A è facile da misurare e quello che è stato scoperto è che in realtà no, le supernove 1A non mostrano la luminosità che dovrebbero avere. Cioè, fino a una certa distanza, in realtà sì, supernove più lontane sono tanto più deboli quanto previsto, diciamo, dalla teoria. Però da una certa distanza in poi le supernove 1A sono più deboli, più, come si dice, meno luminose di quanto previsto. E questo è strano, magari a un occhio non esperto può non sembrare strano, però è molto strano perché cioè, cioè io so che a una certa distanza quella supernova deve avere quella luminosità apparente. Se ne ha di meno, vuol dire l'unica spiegazione è che in realtà non è a quella distanza, ma è a una distanza maggiore. E quindi vuol dire, siccome noi osservando l'universo lontano, in realtà stiamo osservando oggetti che, diciamo, stiamo osservando l'universo più giovane, più un oggetto è distante, più la sua luce appartiene a un'età giovanile dell'universo, questo significa che supernove più lontane, cioè l'universo in epoche passate si espandeva meno velocemente di adesso. Cioè,
cioè l'espansione dell'universo in qualche modo è accelerata. Cioè il modo, diciamo, che hanno avuto gli astronomi per scoprire questo fatto è stato un po' macchinoso perché sono dovuti passare attraverso appunto l'osservazione di queste supernove, però il fatto è assolutamente sconvolgente. Tutti noi sappiamo che l'universo si espande, ma ci aspettiamo che si espanda a un ritmo sempre più lento, sempre più blando, perché in realtà la materia contenuta nell'universo, quindi la gravità, tende a rallentare, ostacolare il tasso di espansione dell'universo. In realtà quello che osserviamo dalle supernove è l'esatto contrario, cioè che l'universo oggi si sta espandendo con un tasso maggiore di quanto faceva fino a qualche miliardo di anni fa. Com'è possibile che l'espansione dell'universo sia accelerata? Cioè, nel senso, dove trova l'universo, diciamo, l'energia per accelerare la sua espansione? Non ne abbiamo nessuna idea. Un po' come per la materia oscura, non abbiamo nessuna idea di cosa sia questa forma di energia che fa accelerare l'universo, l'abbiamo chiamata energia oscura. Ora, se noi andiamo a studiare meglio i fenomeni della materia oscura e dell'energia oscura e andiamo un po' a fare un censimento, diciamo, del contenuto dell'universo, quindi contenuto di massa barra energia messi nello stesso calderone, perché tanto massa e energia sono facce della stessa medaglia, questo è diciamo, un risultato della relatività, ovviamente. Noi in realtà scopriamo dallo studio delle supernove e dallo studio della materia oscura che il contenuto dell'universo, contenuto in massa e energia, è come mostrato in questo grafico a torta. Cioè, una buona parte dell'universo in realtà non è nemmeno fatta di materia, è fatta di energia, quasi il 70%. Qua l'energia oscura. Come dire, compone quasi il 70% dell'universo. Il rimanente, come vedete, è soprattutto materia oscura. Diciamo, quindi la materia oscura, come già osservato da Zwicky, da Rubin, eccetera, è decisamente sovrastante rispetto alla materia che noi chiamiamo ordinaria, cioè la materia visibile. Ma a questo punto chiamarla materia ordinaria è abbastanza ridicolo, perché in realtà tutto sembra fuorché ordinaria, costituisce solo il 5% del contenuto dell'universo. E questa è tutta la materia che può, è visibile nel senso che può produrre luce. Quindi noi siamo fatti di materia visibile, pianeta Terra, tutte le stelle, tutte le galassie, il gas che è contenuto nelle galassie, negli ammassi di galassie, qualunque cosa per noi è in qualche modo familiare, fatta di atomi. E questo è un risultato veramente, secondo me, sconvolgente che ci proviene dall'astrofisica dello scorso secolo, cioè che l'universo è sostanzialmente invisibile, il 95% dell'universo non è ordinario. E questo, di nuovo, diciamo per chiudere il cerchio rispetto a quello che dicevo all'inizio, in qualche modo, andando sempre più in là nell'osservare ciò che è, tra virgolette, invisibile e nello scrutare ciò che è sempre più lontano, più distante, man mano acquisiamo un quadro del cosmo in cui viviamo sempre più, vogliamo, scomodo, ok? Era molto più comoda l'idea di universo che avevamo fino a qualche secolo fa, con la Terra al centro, noi al centro, tutto a misura d'uomo. Era comoda quell'idea che sembrava disegnata apposta per noi, perché in realtà noi l'avevamo disegnata così, ma in realtà più ci avventuriamo a osservare quell'immenso altrove che è il cosmo, più ci avventuriamo a osservare ciò che è invisibile, e più in realtà troviamo un universo scomodo da abitare, un universo che ci fa sentire in un certo modo, perché non solo abbiamo scoperto nel 600 che non occupiamo una posizione centrale né una posizione in alcun modo privilegiata, non solo abbiamo scoperto che il cosmo è immensamente, immensamente più grande di quanto sia per noi
accettabile, cioè, quindi relegandoci a un ruolo veramente minuscolo all'interno dello schema. Ma in più viviamo in un universo che è fatto fondamentalmente di cose estranee a noi, altre rispetto a noi. Cioè, è fatto di cose che non sono protoni, elettroni, neutroni, non sono atomi. E a peggiorare le cose c'è anche il fatto che il 95% dell'universo al momento attuale è totalmente sconosciuto. Non abbiamo la minima idea di cosa sia la materia oscura e l'energia oscura. Ma diciamo per chiudere, cioè, si può fare questa riflessione, cioè che in realtà più andiamo al di là con lo sguardo, più osserviamo quello che è lontano e più in qualche modo ci diamo delle risposte cioè ci inquadriamo, ci mettiamo in prospettiva, cioè tentiamo almeno di rispondere a domande del tipo chi siamo noi, che cosa ci facciamo qui, qual è il nostro significato della presenza qui. E a questo proposito volevo chiudere con questa citazione dalle Città Invisibili di Italo Calvino, che mi sembrava pertinente con il tema di cui stiamo parlando. Più si perdeva in quartieri sconosciuti di città lontane, più imparava a conoscere il porto da cui era salpato e i luoghi familiari della sua giovinezza e i dintorni di casa. Grazie. Grazie mille Filippo per questa chiarissima, complessa e chiarissima però relazione che ci ha messo a fuoco, a me ha sollecitato molte domande, anche perché sostanzialmente quello che noi andiamo, se capisco quello che andiamo dichiarando, che anche la comunità scientifica per ovvie ragioni di serietà va dichiarando, è la totale la vivente ignoranza, diciamo, di che cosa ci sia propriamente al di là, ma siamo certi che esista un al di là, quindi esiste un limite del percepibile che può essere spostato attraverso gli strumenti tecnologici, i telescopi, i satelliti, immagino, quant'altro, è nostro dovere, ma al contempo esiste un limite invalicabile che sembra, se ho capito bene, in qualche modo rispondere in maniera differente alla radiazione luminosa, cioè alla nostra stessa possibilità di percezione. Sì, esatto, cioè proprio il termine visibile in qualche modo è in qualche modo legato alla nostra natura, non c'è un visibile in assoluto, cioè non è che il sole ha quell'aspetto, cioè non è che quello che noi vediamo è il vero aspetto del sole, è quello che noi vediamo è il modo in cui i fotoni del sole interagiscono con il nostro occhio. In questo senso noi intendiamo per visibile tipicamente ciò che è visibile all'occhio umano. Però l'orizzonte, il dominio del visibile in realtà dipende dalla tecnologia, dipende da, cioè, qualunque cosa noi riusciamo a rilevare in qualche modo è visibile. Materia oscura ed energia oscura, per esempio, non sono visibili perché non abbiamo osservazioni dirette, cioè deduciamo la loro esistenza a partire da prove indiziarie, cioè dagli effetti che queste entità hanno su tutto il resto. Ma appunto, cioè, è un po' il lavoro dello scienziato, un po' il lavoro degli scienziati, cioè cercare di cioè dare una descrizione del mondo, della natura, che sia compatibile con i dati osservativi. Okay? E non hanno nessun problema, tra l'altro, ad ammettere l'ignoranza di un certo fenomeno, la mancanza di una spiegazione a un certo fenomeno, tipico della scienza. Quindi diciamo ci sono c'è l'interazione tra campi, l'interazione tra nostra possibilità di osservare i fenomeni visibili, che siano tecnologici, con la tecnologia o occhio nudo, ovviamente con la tecnologia possiamo spingersi di più, e l'apprezzarne le interferenze, ci fanno intuire un universo assolutamente ampio che giustifica anche e in qualche modo ordina, cioè dà coerenza alle leggi che governerebbero il nostro visibile,
solo al fatto di poter immaginare, per l'appunto non potendolo percepire, per le proprietà intrinseche degli oggetti stessi, cioè per il loro modo che hanno di comportarsi in maniera particolare rispetto all'interazione con la luce, se capisco, con la luminosità, con la luce. Questa interazione è apprezzabile, quindi come dire, abbiamo un canale che è stato poi di fatto sempre il canale che si è privilegiato anche nella ricerca scientifica, cioè l'immaginazione. Se Galilei non avesse immaginato, o anche immagino Copernico, prima di poter osservare, non avrebbe probabilmente orientato nemmeno il proprio sguardo, no? A volte la scoperta può arrivare o da un punto di vista empirico, cioè dai dati, oppure dalla possibilità di immaginare anche qualcosa d'altro e di mettersi alla ricerca eventuale, no, di questo qualcosa. Magari penso a dei progetti come il progetto, che ne so, che poi non hanno dato magari risultato, penso adesso al SETI o altre questioni. Comunque, il mettersi in ascolto è la condizione sine qua non per la presa di coscienza, ecco. Mettersi in ascolto è anche in visione, ovviamente, no? Assolutamente, cioè, è un po' quello che dicevo all'inizio, cioè noi abbiamo proprio come dire, preinstallato nel nostro hardware l'istinto a voler sapere cosa c'è al di là, cioè è proprio più forte di noi, cioè non c'è neanche cioè, non deve esserci nemmeno un motivo pratico barra concreto, cioè non, a noi esseri umani non serve a niente sapere. Cioè, come sono fatte le galassie più lontane, non ce ne viene in tasca niente, però in qualche modo sentiamo il bisogno di saperlo come i nostri antenati vedevano l'oceano e dicevano assolutamente devo sapere cosa c'è dall'altra parte, cosa c'è sull'altra sponda. Cioè, in questo senso l'immaginazione è veramente uno dei motori della ricerca scientifica. Cioè, la curiosità di sapere cosa c'è e poi anche sì, ci vuole tanta immaginazione, tanta creatività, non solo per provare a inventarsi un modo per avere la risposta che ti sei posto, ma ci vuole anche immaginazione per poi elaborare una teoria che spieghi i dati che raccogli dopo aver trovato il modo. E in qualche, cioè, questa è un po' la componente proprio artistica, no? Del metodo scientifico. Sì, poi c'è anche un aspetto estetico su cui magari poi direi di spendere una parola, non c'è comunque una presenza estetica anche di quello che andiamo scoprendo, cioè quello che andiamo vedendo, ne parlavamo al telefono io e te, ha una qualità attrattiva. Cioè sembra, andiamo scoprendo questioni che hanno non solo ordine, cioè quando tu parli di galassie, no? Noi siamo migliaia di galassie, intendiamo galassie, galassie è tanta roba, non è che stiamo parlando di, così dire, cellule o galassie, no? Però quello che è molto curioso è che sia nel piccolo che nell'enorme, nel lontanissimo, assistiamo a un'interazione tra le parti, cioè le parti dell'universo sono in interazione e sono, come dire, agiscono, si comportano in un modo prevedibile anche perché rispondono a delle leggi che di fatto sottostanno a un linguaggio che è matematico, cioè la prevedibilità di alcuni aspetti si adatta alla possibilità di affacciare o di osservare la questione da un punto di vista matematico. È corretto quello che te lo chiedo. Sì, anzi questa è, diciamo, questa è un'idea che sta emergendo sempre di più, diciamo, sono considerazioni che stanno emergendo sempre di più, soprattutto proprio nella fisica fondamentale, per esempio, cioè nella fisica teorica, cioè c'è un po' la ricerca della bellezza, perché i fisici sono sempre stati guidati anche proprio dalla ricerca della teoria più bella, più elegante. Sono parole che usano spesso i fisici, anche se è difficile capire cosa si intende per una teoria elegante, però è chiarissimo per chiunque abbia studiato l'argomento. C'è una teoria che espone in maniera compatta tutta una serie di contenuti che riescono a spiegare una grande quantità di fenomeni. Questo è bello.
per i fisici, ma credo per tutti gli scienziati in generale, cioè questo è percepito proprio come bellezza estetica, cioè non c'è nessun fisico cioè qualunque fisico ti dirà, ah, ma le equazioni di Einstein della relatività sono belle, cioè comunque ti dirà questo dopo averle viste e comprese, proprio per la loro sintesi, per la loro capacità di spiegare tante cose in poco spazio. E poi chiaramente anche la bellezza dell'immagine astronomica, che è qualcosa di cui in realtà mi stupisco sempre, ne parlavamo anche io e te l'altro giorno, cioè in realtà la natura non offre al nostro occhio lo spettacolo dell'immagine astronomica, cioè nel senso il nostro occhio non è in grado di vedere le galassie, non è in grado di vedere le nebulose, eppure quando prendiamo un'immagine di un oggetto astronomico, immediatamente, istintivamente, senza nessun ragionamento la troviamo bella, come se fosse istintivo trovarla bella. E allora cioè è una cosa che, non lo so, magari la risposta esiste e io non la conosco. Però mi sono sempre chiesto perché l'evoluzione, la selezione naturale ci ha addestrati a trovare belle immagini che in realtà non abbiamo mai visto nella storia. Beh, ci sono molte domande anche nella nostra chat. Marco, se vuoi tu Sì, leggerle. eccomi qua. Allora. Ci sono alcune domande da leggere e dopo eventualmente Filippo le trovi comunque nella chat così riesci a seguirle anche meglio a partire dalle 21:48, però darei invece la parola a Mattia che invece voleva farti una domanda a voce e poi passiamo a leggerle invece. Prego Mattia. Ti sento. Un po' basso forse, prego. Basso, ma ti sento. Ti volevo chiedere, guardando il grafico a torta che hai mostrato sulla divisione, diciamo, di cosa è composto l'universo, Sì. mi è venuto in mente, se posso immaginare come sia stata fatta la stima della materia visibile e dell'energia e della materia oscura. Non mi viene in mente come sia stata stimata invece quel 68% dell'energia oscura. Ok, sì, beh, in effetti per la materia oscura è più facile, no? Cioè ti inventi un modo per misurare la massa di un oggetto e sottrai da questa massa quella che si può spiegare con la materia visibile e ottieni la massa oscura. Per l'energia oscura, diciamo, ci sono tre metodi almeno. Per misurarla e diciamo tutti i metodi forniscono lo stesso valore, pur essendo indipendenti, quindi abbiamo un alto grado di confidenza sia sul fatto che questa entità esiste e sia sul fatto che presenta questa particolare abbondanza. Allora, uno dei metodi è proprio grazie alle supernove che ho accennato prima. In pratica, tu puoi fare fondamentalmente, siccome osservare supernove lontane significa osservare un universo tanto più giovane quanto più la supernova è lontana, tu puoi un po' fare un grafico di quanto è come dire, il tasso di espansione dell'universo in funzione del tempo cosmico, quindi del tempo passato dal Big Bang. Questo si può fare appunto con le supernove misurando fondamentalmente il tasso di espansione in funzione della distanza delle supernove. Noi sappiamo che il tasso di espansione dell'universo, vabbè, questo è magari un dettaglio un po' tecnico, però il tasso di espansione dell'universo non è altro che il rapporto tra la velocità di allontanamento apparente di una certa galassia, di una certa supernova, eccetera, e la sua distanza. Quindi, diciamo, per ogni distanza si può calcolare questo tasso e vedere quindi come varia nel tempo. Gli astronomi, come accennavo, sospettavano che il tasso di espansione diminuisse nel tempo.
e invece aumenta. L'energia oscura è responsabile di questo aumento, quindi ce n'è tanta di più quanto è, diciamo, inclinata, semplificando, la curva, quanto è pendente la curva del tasso di espansione in funzione del tempo cosmico. Un altro metodo è osservando la radiazione cosmica di fondo, quella che ho diciamo mostrato prima. Quella è una radiazione molto molto uniforme, ma presenta delle, cioè nel senso è esattamente uguale dappertutto in qualunque direzione, ma non proprio esattamente, ha delle piccolissime fluttuazioni, piccolissimi discostamenti dalla media, e questi sono una vera e propria miniera di informazioni in cosmologia. Dallo studio della perché la, sia l'ampiezza sia la frequenza di queste fluttuazioni si può in realtà confrontare con quanto previsto da vari modelli cosmologici che hanno tot di materia oscura, che hanno tot di energia oscura, e i modelli incontrano le osservazioni proprio per i valori indicati. Grazie. Stato chiarissimo, grazie Filippo. Prego. Allora, ti leggo alcune domande, poi abbiamo anche qualche intervento tra poco. Sì. Allora, Bianca chiede: il satellite che ha inviato il fondo di radiazioni cosmiche è Planck? Planck è l'ultimo ad averlo fatto, sì. Ce ne sono stati altri prima, c'è stato WMAP prima e prima ancora COBE. Planck è stato l'ultimo, diciamo, e in qualche modo quindi il più avanzato, quello che ci ha fornito la descrizione più precisa delle micro fluttuazioni della radiazione cosmica di fondo. Quello ha scandagliato tutto il cielo per anni, raccogliendo quindi tantissimi, tantissimi dati. Planck, tra l'altro, è un satellite europeo, insomma, buono. L'ultima release dei dati di Planck è stata nel 2018, quindi diciamo, infatti nel 2018 è stato un po' il momento in cui prima tutti dicevano che l'universo aveva 13,7 miliardi di anni, poi tutti 13,8, perché è uscita l'ultima release dei dati di Planck, che è appunto dall'analisi della radiazione cosmica di fondo, quindi con tutta la mole di dati aggiornata raccolta da Planck, è emersa questa piccola differenza. Tra l'altro, appunto, l'età dell'universo è nota con un'incertezza di 20, 21, mi pare, milioni di anni, che è pochissimo su 13,8 miliardi. Quando io ero piccolo, leggevo dal Big Bang ai buchi neri, ho letto dal Big Bang ai buchi neri di Hawking, e mi ricordo che lì era scritto l'universo da tra i 10 e i 20 miliardi di anni. Insomma, non è che sono così anziano da poter dire di avere una memoria storica. Penso che in 30 anni, ecco, o qualcosa meno, anche se è passati da 10-20 miliardi, da un errore di 10 miliardi di anni a un errore di 10 milioni. Ok, ancora domande. Ecco, sempre Bianca, la materia oscura non ha nulla a che fare con l'antimateria, punto di domanda, e che la possiamo collegare con una successiva domanda. Vediamo se la trovo. Niente, l'ho persa. Ok, quindi se la materia Allora, oscura ha a che fare con l'antimateria. ecco, questa è una domanda che sento spesso, cioè in qualche modo, diciamo, nell'immaginario popolare, entrambe sono in qualche modo materia esotica e quindi giustamente le accostano, però in realtà, sono due cose assolutamente diverse. Cioè non c'entrano assolutamente niente. Cioè l'antimateria è comunque materia, cioè nel senso è stata osservata, è prevista dalla teoria, ha una sua collocazione nel modello che abbiamo della materia, quindi è comunque materia. È
cioè non ha una natura diversa dalla materia di cui siamo fatti noi, è materia come la nostra, solo che ha alcune, diciamo, alcuni parametri, alcune caratteristiche switchate, cioè per esempio l'elettrone ha una carica elettrica negativa, e mentre l'antiparticella dell'elettrone, cioè il positrone, è sostanzialmente identico, solo che ha una carica elettrica positiva, quindi in qualche modo è materia speculare a quella, però ha lo stesso grado di, diciamo, di diritto di appartenere alla materia come la materia che ci è familiare. Mentre la materia oscura sappiamo per certo che non è materia ordinaria, perché appunto se fosse ordinaria, primo sostanzialmente abbiamo modo di stimare con precisione quanta materia ordinaria ci aspettiamo di avere, diciamo, in totale nell'universo, e questa stima è profondamente in disaccordo con in realtà la quantità di massa che osserviamo. Questo perché appunto la quasi totalità della materia cioè non può essere ordinaria, altrimenti sarebbe entrata nella previsione teorica. E poi, se fosse ordinaria, in qualche modo saremmo in grado tecnologicamente di osservarla, perché ormai abbiamo una buona padronanza sull'intera banda, sull'intero spettro elettromagnetico, cioè riusciamo a vedere più o meno su tutte le bande rilevanti in astrofisica. Quindi è impossibile che tutta quella massa non faccia luce, a meno che non ipotizziamo appunto che non sia materia al di fuori della materia ordinaria. E anche lì non sappiamo assolutamente nulla, abbiamo ipotesi, ma rimaniamo nel buio. Ecco, ho trovato la domanda che penso si colleghi a quella precedente: come si colloca il concetto di antimateria nell'universo? Soprattutto perché sta diminuendo, che interazione ha con la materia oscura? Quindi, se vuoi completare, magari. Ok. Quindi, beh, come si colloca il concetto di antimateria nell'universo? Allora, c'è un problema, abbiamo un problema con l'antimateria, perché la teoria, cioè le teorie che abbiamo, prevedono che, cioè le teorie quantistiche, diciamo, prevedono che quando l'universo si è formato, l'universo avrebbe dovuto produrre un'uguale quantità di materia e di antimateria. Cioè, da questo punto di vista, l'universo primordiale era asimmetrico, però chiaramente non è stato così. Come facciamo a saperlo? Beh, perché se materia e antimateria, quando si incontrano, si annichiliscono, quindi scompaiono producendo radiazione, ma in realtà nell'universo c'è qualcosa. Quindi in realtà c'era una debole predominanza della materia sulla materia. E quindi tutto ciò che noi osserviamo, tutte le particelle che osserviamo nell'universo, gli atomi, gli elettroni, è tutto un avanzo, è tutto materiale di scarto, è tutto materiale che per qualche motivo che non conosciamo non si è annichilito con dell'antimateria. E questo è uno dei grossi problemi in realtà della fisica teorica di oggi, da dove viene questa asimmetria iniziale tra materia e antimateria. Sul perché sta diminuendo, appunto, credo di avere risposto. La materia è nettamente predominante, e appena le due si incontrano, vengono fatte fuori. Quindi, diciamo, in realtà possiamo immaginare benissimo un universo come il nostro, ma fatto di antimateria. Cioè, diciamo, sono equivalenti da un punto di vista fisico le due. Però per qualche motivo ha vinto quella che noi chiamiamo materia su quella che noi chiamiamo antimateria. Che relazione ha con la materia oscura? Nessuna. La materia oscura praticamente non interagisce con la materia ordinaria, altrimenti vedremo questa interazione. E se non interagisce con la materia ordinaria, non interagisce a maggior ragione neanche con la materia, con l'antimateria, che appunto è materia ordinaria. Ecco, allora, visto che ci siamo addentrati nella fisica quantistica, c'è cioè, dottor Ferialdi Luca,
che ci ha accompagnato la volta scorsa appunto in questo argomento, che vorrebbe farti una domanda, quindi a lui la parola e poi leggiamo le restanti in chat. Sì. Prego, Luca, a te. Ciao Filippo, innanzitutto grazie e complimenti per la chiarissima esposizione. Volevo farti anch'io una domanda per quanto riguarda la materia oscura e l'energia oscura. La domanda è che tipo di immagine si può fare, ci si può fare della materia oscura, ma soprattutto dell'energia oscura. Ti spiego in che senso, materia oscura. Se non ho capito male, è semplicemente materia con delle proprietà diverse, diciamo, materia che non interagisce elettromagneticamente. Okay, quindi credo che si possa immaginare semplicemente come delle particelle elementari normali, ma strane, con delle proprietà diverse. Sì. Correggimi se sbaglio. Allora, ora la domanda è: l'energia oscura invece come ce la si può immaginare? Sono particelle ancora più strambe, bisogna abbandonare completamente l'idea di particella, deve essere immaginata come una quinta forza, diciamo, qualcosa di questo tipo. Ok, beh, intanto c'è l'energia oscura è energia, ok? Non è una forma di materia, se no l'avremmo chiamata in un altro modo. È palesemente una forma di energia, ok? Sappiamo che qualunque cosa sia che accelera l'espansione dell'universo è una forma di energia. Anche la materia, se vogliamo, è una forma di energia perché è uguale a mc4, però è una forma di energia che ha certe proprietà, ok? La materia, per esempio, non ha una distribuzione costante nello spazio e nel tempo, cioè per esempio man mano che l'universo si espande, la densità di materia diminuisce, questa è una proprietà ovvia della materia. L'energia oscura non ha questa proprietà, cioè l'unico modo che noi abbiamo per immaginarci un'entità che faccia il lavoro di accelerare l'universo, cioè io da fisico per esempio quell'entità me la immagino come un termine dell'equazione di Einstein della relatività che fa quel lavoro, cioè la mia immagine di diciamo, persona che ha studiato la materia è proprio per me l'energia oscura è quel particolare termine dell'equazione di Einstein perché fa quella cosa e l'unico modo che abbiamo per farle fare questo lavoro è immaginare che la sua densità non cambi, sia costante nel tempo, cioè che non si diluisca con l'espansione dell'universo. E questa è chiaramente una proprietà che non può avere la materia, per questo siamo sicuri che è energia e non qualcos'altro. Il problema di immaginarsi l'energia in realtà è un problema che abbiamo anche senza tirare in ballo l'energia oscura, cioè per esempio l'energia del sole, l'energia della luce o l'energia cinetica che ha una macchina che si sta muovendo, no? L'energia potenziale di un sasso che sta in aria, no? Che cos'è l'energia? Cioè, da un punto di vista fisico è semplicemente un numero, è una quantità che se tu la misuri in un certo istante ha quel numero e se la misuri in un altro istante il numero è rimasto uguale. Da un punto di vista fisico, l'energia oscura, diciamo, magari è un po' più complicato di così, ma ce la possiamo immaginare come una proprietà dello spazio-tempo, fondamentalmente. Cioè, tra le proprietà che ha lo spazio-tempo, per esempio, tra le proprietà che ha, puoi immaginare, che ne so, lo spazio-tempo è dinamico, cioè è in grado di rispondere al contenuto di materia che ha al suo interno modificando la sua geometria. Questa è una proprietà dello spazio-tempo. Un'altra proprietà che possiamo immaginare è ogni centimetro cubo di spazio contiene un certo montare di energia. Punto. Questa cioè, è proprio, cioè, la possiamo immaginare se vogliamo come una proprietà che per quanto ne sappiamo può anche essere una proprietà fondamentale, cioè quando l'universo è nato già con questa cosa incorporata. Forse è la descrizione che riesco a dare migliore, rimanendo comunque fedele, diciamo, alle equazioni, ecco. Cioè, chiaramente immaginare l'energia è difficile in qualunque caso. Grazie.
Ok, adesso leggo la domanda di Oscar. Quali sono, se ci sono, gli esperimenti in atto per scoprire di cosa sono fatte materia ed energia oscura? Ok, beh, sì. Purtroppo cioè, brancoliamo letteralmente nel buio da questo punto di vista. Cioè, la prima ipotesi che è stata fatta di materia oscura è che non fosse in realtà materia strana, ma che fosse materia ordinaria, solo che in qualche modo era proprio letteralmente oscura, cioè nel senso di invisibile per qualche motivo. E questo fatto è stato escluso totalmente perché le osservazioni ci hanno proprio fatto capire, ma anche la teoria ci hanno fatto capire che la materia ordinaria non può avere quelle proprietà. Sono stati proposti svariati candidati per la materia oscura. Cioè, particelle esotiche, cioè particelle chiaramente che non sono previste dal modello standard delle particelle, e che avessero magari delle proprietà, diciamo, compatibili con quelle che osserviamo. Per cui, possiamo immaginare, diciamo, cioè, i fisici sono andati alla ricerca di particelle esotiche, però ipotizzate, che avessero come proprietà non interagire con la materia se non gravitazionalmente. Però il problema è come se, cioè, qualunque esperimento tu ti immagini per osservare questa entità, dovrai costruire, che ne so, qualche macchinario, telescopio, qualunque cosa, e la rilevazione della materia oscura non è altro che il risultato di un'interazione tra la materia oscura e l'apparato che tu hai messo a punto. Ma se a monte lei non lo fa, cioè è proprio difficile immaginare un esperimento che riesca a farcela vedere in qualche modo questa materia oscura. È stato proposto che questa era una teoria fino a qualche anno fa abbastanza in voga, perché aveva una possibilità, diciamo, di essere falsificata sperimentalmente, che fosse costituita da particelle che magari interagissero poco o niente con la materia ordinaria, ma debolmente con se stessa. Cioè la materia oscura non interagisce con noi, ma di tanto in tanto, molto raramente, ma di tanto in tanto interagisca con se stessa, e nel farlo produce un certo tipo di radiazione, radiazione gamma con delle certe proprietà. Allora è stato preso un telescopio che è stato, come dire, un telescopio gamma che è stato posto in orbita e è andato in cerca di sorgenti di quel particolare tipo di raggi gamma con quelle particolari proprietà. E non ha trovato niente. Quindi, diciamo, quell'idea è un po' saltata. Non è morta perché magari era un limite proprio, era un limite strumentale del telescopio. Però, appunto, diciamo, niente di fatto. Sull'energia oscura invece siamo proprio a zero, cioè completamente a zero. Cioè, nel senso, cioè, non è mai stato nemmeno fatto un esperimento per la detezione diretta, la rilevazione diretta dell'energia oscura, o comunque quei pochi che sono stati fatti hanno fallito miseramente. Il problema secondo me, più per l'energia oscura che per la materia oscura, è che prima bisognerebbe capire da un punto di vista teorico di cosa si tratta, ok? E poi andare in cerca di osservare qualcosa che abbia quelle proprietà. Perché questo un po' manca per l'energia oscura, mentre per la materia oscura abbiamo svariati candidati che già sono stati ipotizzati per la materia oscura. Ok, un'altra domanda di Bianca, se esiste una mappa, sia pure parziale, dell'universo. Dipende da cosa si intende per mappa, però assolutamente sì, cioè fare mappe è
È diciamo, una delle attività principali che fanno gli astronomi, cioè, sia perché appunto in qualche modo l'astronomia è esplorazione e l'esplorazione ha bisogno di mappe, e un po' perché proprio le mappe sono fondamentali da un punto di vista scientifico. Poi appunto non, cioè, in astronomia non si usa il termine mappe in realtà. Però, come dire, si usa più il termine, che ne so, survey, per esempio, cioè una rilevazione di campo. Prendi un qualche strumento che ha proprio lo scopo di osservare tutto il cielo. Per esempio, tutte le stelle che sono osservabili nel cielo, tutte le oppure tutte le stelle della Via Lattea, oppure tutte le galassie più o meno lontane, eccetera. Per vedere come sono disposte. E questo è in realtà, cioè, è proprio importante farlo, perché da come sono, per esempio, da come sono disposte le galassie, puoi fare delle considerazioni di tipo cosmologico. Da come sono disposte le stelle nella nostra galassia, puoi ricavare informazioni, che ne so, sulla storia evolutiva della nostra galassia, eccetera. Quindi sì, ma anche se vogliamo, anche la radiazione cosmica di fondo, quella come stavo prima, è in realtà una mappa dell'universo nelle microonde, però sì, ne esistono diverse, diciamo, sia cosmologiche, cioè in cui proprio c'è stato fatto un lavoro enorme di prendere tutte le galassie, composizione e distanza e creare proprio la mappa 3D, e sia appunto mappe, diciamo, elettromagnetiche più che mappe della materia. Ok, poi c'è un'altra domanda. Il fatto che tutta la materia conosciuta sia il 5% del totale significa che l'uomo rappresenta forse lo 0,0000%. Questo può far riproporre il tema se la nostra presenza sia casuale o comunque incidentale. Ah, Bella domanda. questo è un argomento assolutamente enorme, perché sì, in realtà, noi siamo fatti, la materia visibile appunto è il 5% della materia ordinaria, ma noi siamo fatti di un particolare tipo di materia ordinaria che sono gli atomi. Quasi tutta la materia ordinaria nell'universo in realtà non è in forma di atomi, perché è o plasma, o materiale ionizzato dal plasma, cioè dalle stelle. Gli atomi sono lo 0,3% più o meno dell'universo, quindi noi siamo in qualche modo un'eccezione, ecco. Cioè, o meglio, i nostri mattoni fondamentali sono un'eccezione nel censimento del contenuto dell'universo. Ora, questo ci può fare sentire in due modi: o ci può far sentire o come materiale di scarto, oppure come in qualche modo qualcosa di speciale, nel senso che proprio si è andati a beccare proprio la materia, cioè quella forma di materia giusta, non siamo fatti di qualcosa di comune, no? Questo ci può far sentire in due modi, credo, cioè, dipenda molto dalla sensibilità di ognuno. Però una cosa è abbastanza certa, cioè che la nostra presenza in realtà, cioè la presenza di noi, cioè di una qualche forma di vita, più o meno intelligente, più o meno cosciente, è in realtà un fatto abbastanza, è particolarmente straordinario nell'universo. Esistono anche libri, su questo aspetto, cioè nel senso, la natura dell'universo, il suo comportamento è regolato da tutta una serie di parametri, ok? Che possono andare dalla velocità della luce, la forza delle interazioni, la massa delle particelle, eccetera. Ora, succede che, in realtà, variando anche di poco, più o meno uno qualsiasi di questi parametri, la vita risulta impossibile. Cioè, in qualche modo, se ci fosse una specie di grande pannello con tutte le manopole, con tutti i parametri liberi dell'universo, cioè sembra proprio che quasi tutte le disposizioni possibili, portino a una configurazione,
assolutamente incompatibile con la vita, ma proprio totalmente. Cioè, se aumentiamo, per esempio, anche solo di poco l'energia oscura, visto che ne abbiamo parlato, se la aumentiamo anche solo di poco, l'universo si espande troppo rapidamente per poter permettere alla gravità di formare le galassie, le stelle e quindi noi. Se invece l'energia oscura fosse stata un po' più piccola, l'universo si sarebbe espanso troppo lentamente e all'epoca dell'universo primordiale, quando si sono formati i nuclei atomici, i neutroni non ci sarebbero stati. Senza neutroni avremmo un universo fatto solo di idrogeno, quindi la vita te la scordi. E questo proprio anche con variazioni di pochi per cento dei parametri cosmici. E quindi, appunto, in questo grande pannello con tutte le manopole, sembra che proprio ci sia stato proprio quello che si chiama un fine tuning, cioè come si può dire? Ci sono messi d'accordo in modo molto preciso le costanti fisiche per avere un valore che, per avere a ciascuno un valore che apparentemente rende tutto il cosmo compatibile con la vita. Questo è un po', non dico un problema della fisica di oggi, però è un discorso interessante che si può affrontare non solo da un punto di vista scientifico, ma se vogliamo anche filosofico, cioè nel senso come domandava appunto la domanda se la nostra vita è casuale o no. Forse non c'è nemmeno, forse non c'è nemmeno una risposta. Quello che sappiamo è che è molto improbabile. Quindi o siamo stati fortunati, oppure c'è un qualche principio sottostante che ancora non conosciamo, che rende possibile la nostra esistenza. Però più la scienza va avanti, più raccoglie informazioni e più forse ci avviciniamo a un tentativo di risposta. Grazie, se sei d'accordo Filippo, leggiamo ancora alcune domande Certo. che sono arrivate. Allora, Daniele chiede, mi domando se esista un centro dell'universo e se sia stato individuato. Per centro intendo il punto da cui potrebbe essere partito il Big Bang. Ok, questa è un'altra domanda che riceviamo molto spesso. Proprio ieri nella nostra pagina Facebook Chi ha paura del buio abbiamo pubblicato un video dove rispondiamo a questa domanda, o comunque parliamo dell'espansione dell'universo, quindi magari si può fare un salto lì. Però fondamentalmente è sbagliato pensare al Big Bang come all'espansione che ha un centro. È proprio sbagliato pensare che esista qualcosa come il centro dell'espansione dell'universo. Questo purtroppo non è colpa del nostro cervello che è limitato, è colpa del fatto che quando ci hanno spiegato l'espansione dell'universo, ce l'hanno spiegata con un palloncino, tipicamente, mostrandoci il palloncino che si espande. E questa purtroppo è un'analogia sbagliata perché ci fa pensare che esista un centro, il centro del palloncino, e che da quel punto poi è nato tutto. Ora, non dobbiamo pensare al Big Bang come appunto tutto era in quel piccolo punto di spazio e poi si è espanso. Non è questo il Big Bang. Il Big Bang non è un punto nello spazio, è un momento nel tempo, è il primo momento dell'universo. In qualche modo, il modo migliore di spiegare l'espansione in termini semplici è pensare che lo spazio è in qualche modo una griglia quadrata, è una griglia, e col passare del tempo il lato di questa griglia aumenta. Fine, non c'è un centro. Perché ogni punto di nodo della griglia si sentirà al centro dell'espansione dell'universo dal suo punto di vista. Cioè tutto quello che è successo è che che è aumentato il lato, fine. Prima occupava tot spazio, poi ne occupava di più, ma non c'è un punto da cui tutto è partito. Cioè possiamo dire che in qualche modo questo è un'idea che intuitivamente ci viene da avere, che però non corrisponde alla realtà. Cioè, noi, quando osserviamo le galassie lontane, le vediamo
allontanarsi, proprio come se noi fossimo al centro dell'espansione, cioè più una galassia lontana, più velocemente la vediamo allontanarsi, come se noi fossimo al centro. Il fatto è che se noi pensiamo all'espansione dell'universo come all'allungamento del lato del quadrato della griglia, improvvisamente capiamo che ogni punto si sente al centro dell'espansione e quindi se ogni punto è al centro, vuol dire che nessun punto è al centro. Ecco, mi permetto a questo proposito di, visto che Andrea prima ha citato Giordano Bruno, erano cose che Giordano Bruno scriveva, cioè non c'è alcun centro, tutto è centro. E mi permetto anche di osservare, Filippo, che l'esempio del palloncino, del pallone, è usato ad esempio ancora dal professor Tonelli, ad esempio nell'ultimo libro Genesi, no? Utilizza appunto per spiegare l'espansione, il Big Bang, appunto ancora non l'esempio del palloncino, ma l'esempio comunque del pallone per farci capire a noi profani attraverso un'immagine come si possa appunto rappresentare quel momento lì. Vado avanti con la lettura delle ultime domande. Una cosa, Prego. sempre ricalcando questo concetto antichissimo, tra l'altro, che Bruno riprende, concetto diciamo di centro ovunque, nasce anticamente, poi tutta la filosofia ermetica lo riprende e dice questo, no? Dicevano, la teologia del tempo diceva: Dio ha una sfera infinita, il cui centro è in ogni luogo, e la cui circonferenza è nessuno. Quindi fondamentalmente richiama il tema della sfera, quindi una sfera, un tema di perfezione, di espansione, perché se la circonferenza non è limitabile, il centro è ovunque, possiamo avere innanzitutto quella che viene definita una trasformazione del punto di osservazione di vista, anche della decentralizzazione dell'uomo. Per Dio, ovviamente, la tradizione ermetica intende un'intelligenza, come dire, estrema e enorme, che apre al tema del significato. Come va Filippo Alambito, ovviamente, da scienziato, ha una sua, diciamo, un suo perimetro di osservazione e a cui deve attenere, ma osservare il cielo notturno ci apre al tema del significato, sia perché la vita sia strutturata sulla Terra, la domanda è anche affascinante ed è quella che tutti si pongono di fronte a non solo alle scoperte, ma alla mera contemplazione del cielo notturno. C'è un'enormità che già si fa percepire. Ma questo concetto, diciamo, di universo ordinato, in qualche modo divinizzato, nel senso di dotato di intelligenza, quindi di leggi che, scoperte le quali, vengono a essere ampliati i nostri orizzonti di conoscenza e di percezione, fondamentalmente. Quello che, di cui ha parlato Filippo poco fa, intorno all'impossibilità di osservare l'energia oscura o la difficoltà intorno alla materia oscura, ci rimanda fondamentalmente ai nostri limiti percettivi che possono essere ovviati inevitabilmente da un racconto, no? Quello che si fa nella divulgazione, ma poi anche nella divulgazione scientifica, è una grande forma di mitologia, cioè una mitologizzazione di quello che conosciamo, in una narrazione in immagini che, come diceva bene, non sono riassuntive di quello che è il fenomeno o l'oggetto che si sta osservando, ma che in qualche modo approssimano in maniera ovviamente scientifica, quindi tecnica, ma anche la divulgazione ci consente un immaginario, un'immaginazione, quindi una visione, e quindi orientano il nostro sguardo e in qualche modo ci consentono la possibilità di immaginare e di lambire quei lati dell'universo, per quanto riguarda lo studio dell'universo, per quanto riguarda la disciplina invece di cui mi occupo, cioè la psicoterapia del profondo. Di osservare quei fenomeni di cui facciamo esperienza empirica, cioè sostanzialmente i dati propendono per l'esistenza di questi fenomeni, di questi corpi, di queste entità,
ma difficilmente noi con gli strumenti, quantomeno oggi in nostro possesso, possiamo, come dire, evincere una teoria onnicomprensiva, che è un po' anche la grande fantasia, no? Quella di avere una teoria unificante, no? È sempre stato un oggetto di fascino anche per la conoscenza. Non so, Filippo, se tu questo nesso lo intravedi, l'hai colto, il nesso del significato, del senso. Beh, ci sono delle domande da cui la scienza si chiama fuori, proprio volutamente. Cioè, tipicamente, almeno in fisica, diciamo, questo vale molto. Cioè, la domanda non è mai perché qualcosa è così, ma, come dire, le domande della fisica sono più come. Che perché? Cioè, come si comporta un sasso che cade? No, cioè, non, ci si tende a non chiedere perché un sasso cade. Infatti, quando poi si arriva, diciamo, nel territorio delle grandi domande, quindi la cosmologia, l'universo, no? È inevitabile domandarsi perché è nato l'universo, okay? Però, come dire, da un punto di vista scientifico, o almeno da un punto di vista fisico, questa è una domanda mal posta. Cioè, come possiamo spiegare siamo in grado di definire una condizione iniziale che poi si è evoluta nell'universo che conosciamo oggi, in base alla fisica che conosciamo? Questa è una domanda ben posta da un punto di vista cosmologico. Quindi sul discorso del senso e del significato la fisica non si pronuncia, che non è il suo campo, chiaramente, cioè una cosa lasciata un po' poi al singolo, ecco, all'esperienza individuale. Cioè, noi ti spieghiamo come funziona la macchina, okay, l'automobile, e poi sta a te vedere se che senso ha prenderla per andare al supermercato o per andare in vacanza? Grazie Filippo. Ti leggo allora le ultime domande che erano arrivate. Se non erro, correggetemi se sbaglio, Hawking ha affermato che se l'antimateria e materia si incontrano nella prossimità di un buco nero, la particella di antimateria viene assorbita e il raggio del buco nero può diminuire. È corretto? Sì, questa è la teoria della cosiddetta evaporazione dei buchi neri, okay? Che è proprio proposta appunto da Hawking, e questo è, cioè, è l'idea che per evaporazione si intende appunto perdita graduale di massa. Okay? Cioè, quindi i buchi neri non sono eterni, se è vera questa cosa. Non siamo certi che sia vera, però, per quanto ne so io, la comunità dei fisici la prende abbastanza per buona. Che cosa dice la teoria? La teoria dice che, diciamo, l'universo su scala quantistica, quindi sulla scala piccolissima, non è mai statico, non può essere statico, non può essere fermo, ma è. Se tu lo osservi su una scala sufficientemente piccola, quello che osservi è un continuo ribollire, tra virgolette, di particelle che nascono a coppie e poi si annichilano praticamente. Questa è l'energia del vuoto, come si chiama in fisica, cioè quell'energia proprio che è una specie di proprietà, ecco, dello spazio, è una proprietà del vuoto, cioè che ha una quantità di energia non nulla, e questa energia ogni tanto viene presa in prestito dal vuoto e convertita in energia sotto forma di particelle, ma per un tempo molto 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 breve. Poi le particelle nascono a coppie e poi cioè particella e antiparticella, poi dopo un tempo infinitesimale queste due particelle si annichilano, producono fotoni virtuali. Vabbè, insomma, questo è quello che succede nello spazio-tempo su scala nello spazio su scala quantistica, ok?
Cosa succede quando la stessa cosa avviene in prossimità dell'orizzonte dei punti di buco nero, quindi oggetto con una gravità estrema? Succede che per motivi che, vabbè, sono tecnici, servono per far conservare l'energia del sistema, eccetera, praticamente una delle due particelle. E viene le due particelle non riescono a ricollassare su se stesse, ma vengono separate dall'orizzonte degli eventi. Una finisce all'interno del buco nero e una finisce all'interno. Ora, quella che finisce all'interno deve avere energia negativa. Energia negativa, quindi massa negativa. Massa negativa significa che se un buco nero mangia massa negativa, è come dire che sta perdendo massa. E questo risulta nella cosiddetta evaporazione dei buchi neri, perdita progressiva di massa. È un processo lentissimo. E in più risulta anche nel rilascio di quella particella che prima era virtuale, ma nel momento in cui si separa dalla sua compagna diventa reale. E a quel punto si allontana tranquillamente dall'orizzonte degli eventi e diciamo, si propaga poi nell'ambiente come radiazione di Hawking, quella che si chiama radiazione di Hawking, che non è una radiazione elettromagnetica, però appunto è una cosa un po' diversa. Quindi diciamo i buchi neri evaporano rilasciando radiazione. E questo non è mai stato osservato perché appunto, sia perché non è che abbiamo buchi neri dietro casa che possiamo osservare, e sia perché si tratta di un processo assolutamente debolissimo, cioè la radiazione di Hawking cioè proprio è assolutamente irrilevabile da qualunque strumento che abbiamo oggi e anche nel futuro prossimo. E tutto nasce appunto da materia e antimateria che compaiono improvvisamente dal vuoto, prendendo in prestito l'energia del vuoto, e invece di restituirla subito dopo, come farebbero, vengono separate per sempre dall'orizzonte degli eventi. Ecco, allora ci avviamo verso le conclusioni. Due domande secche. La materia oscura è dotata di massa? E poi, per sapere qualcosa di più su energia materia, su energia materia oscura, bisognerà aspettare il 2022 con il lancio di S Euclid, Euclid. o c'è già altro lassù? E a te la parola, e poi appunto ci avviamo verso la conclusione. Ok, materia oscura a massa? Assolutamente sì, cioè per quello che l'abbiamo osservata, cioè è per quello che l'abbiamo ipotizzata. Cioè l'abbiamo ipotizzata perché produce un effetto gravitazionale sulla materia visibile, cioè fa ruotare velocemente le galassie, fa muovere le galassie velocemente all'interno della massa della chioma, produce l'effetto lente gravitazionale, eccetera. E questi sono appunto fenomeni che sono dovuti alla sua massa. Cioè la materia oscura è in grado di interagire con il resto della materia solo ed esclusivamente per via gravitazionale, quindi ha massa. Se non ce l'avesse, non saremmo qui a parlarne perché non avremmo proprio modo neanche da quel punto di vista di osservarne gli effetti. E poi sì, Euclide, che colpevolmente non ho detto prima perché appunto non è uno strumento che è attualmente in campo per lo studio di materia e energia oscura, ma lo sarà a breve. È un telescopio spaziale, diciamo, congiunto NASA-ESA, che ha proprio come scopo lo studio delle entità oscure dell'universo, quindi appunto farà mappe tridimensionali delle galassie per studiarne nel dettaglio la distribuzione e quindi da questo inferire eventuali proprietà della natura, sia dell'energia oscura sia della materia oscura. Dovrebbe partire, è un po' difficile dire quando partirà perché appunto anche con l'emergenza sanitaria in cui siamo immersi, un po' tutto è saltato, tra l'altro
Il mio collega Matteo di Chi ha paura del buio è proprio uno scienziato che lavora proprio a questa missione qua. E quindi sì, probabilmente avrà dei ritardi, però insomma la speranza è che nel 2022 parta e che incominci a raccogliere dati. E io sono abbastanza convinto che uno strumento come Euclid sia in grado di aiutarci molto a levarci dall'ignoranza in cui purtroppo versiamo ancora quando parliamo di materia oscura e di energia oscura. Ok, Andrea, se vuoi intervenire tu. Sì, molto, molto bene. Beh, allora, in effetti sono temi che difficilmente sono riassumibili anche nella loro complessità e esistono molteplici punti di intersezione. Possiamo dire questo, che noi ci troviamo ad oggi, come in ogni evoluzione della nostra percezione dell'uomo e del cosmo, all'interno di un'enorme narrazione. Che parte dall'osservazione diretta o dall'osservazione indiretta, cioè dall'interferenza a carico di qualcosa di invisibile e che è apprezzabile, quindi misurabile e visibile, grazie alla luce, perché l'essere umano funziona in questo modo, cioè noi possiamo vedere, esperire, fare esperienza di quello che, come dire, si muove all'interno di una radiazione luminosa, no? Cioè, forse uno dei grandi cambiamenti per avvicinare in maniera più nitida questi aspetti è il concetto di campo, probabilmente, no? L'interazione che ha la luce con i campi, no? I campi di vibrazione. Esiste questo anche in funzione dei rapporti umani. Noi siamo all'interno di un campo relazionale che il nostro malgrado interferisce con noi. E ha degli effetti su molte delle nostre quotidiane convinzioni o addirittura sui nostri affetti, su strati che poi la psicologia del profondo ha nominato, ha immaginato e ha mitologizzato, secondo appunto poi della visione e della narrativa, della mitologia che la psicologia del profondo ha adottato. Pensiamo alla differenza, per esempio, della psicologia freudiana, della psicologia junghiana, la psicologia cognitivo-comportamentale, i vari modi di intendere quello che ancora noi non conosciamo e la descrizione di quelli che sono poi gli effetti a carico di qualcosa di cui non abbiamo certezza empirica diretta, cioè non possiamo farne esperienza per ovvie ragioni, nell'astrofisica ancora di più che comprensibili, ma anche e inevitabilmente anche in quel luogo buio che noi chiamiamo inconscio. Non inconscio come ci esiste la materia, l'antimateria o la materia oscura, chiamarlo inconscio lo connota solo nelle sue strutture fondamentali, cioè non è conscio. La materia oscura è una materia oscura, nel senso, oscuro era un aggettivo che veniva attribuito ad Eraclito, no? Scotainos, lo scuro, colui che di fatto dice non dicendo o allude. È anche vero che nella mitologizzare l'universo un grandissimo errore, ma anche nel rapporto con l'interiorità, con la nostra interiorità, possiamo fare un grandissimo errore che è il letteralismo. Cioè, noi abbiamo degli strumenti, oltre alla percezione visiva e agli strumenti tecnologici, sono dati dall'immaginario, dall'immaginazione, che ovviamente poi devono essere saggiati e che possono anche addirittura consentirci di poter costruire degli strumenti ancora più raffinati di indagine dell'universo. Il cannocchiale è stato prima ovviamente immaginato, poi è stato perfezionato prima di diventare un telescopio e ancora di più, no? Quindi noi come esseri umani partiamo da delle immagini che sono, come dire, proporzionali, come diceva bene Filippo all'inizio del suo ottimo intervento, alla nostra capacità percettiva, dall'occhio al cannocchiale, al telescopio, via dicendo. Gli strumenti sono le idee, ma sono anche, e l'immaginazione sono anche quelli che vengono definiti, come dire, psicologicamente i cosiddetti occhi dell'anima, cioè ci consentono di immaginare qualcosa che ancora non è, ci consentono di vedere, di sapere. E lo sapete bene, probabilmente vedere in greco parte dalla parola eideo, eidos, che è forma anche, quindi è la stessa radice di sapere. Io vedo,
e conseguentemente so. Ecco, un'anima con una psiche, diciamo, senza idee, cioè se che non attinge all'immaginazione, che rimane confinata esclusivamente nei limiti anche della stessa conoscenza del momento, poi ovviamente va ampliata e viene ampliata di secolo in secolo con l'evoluzione della conoscenza, cade in un letteralismo, no? Cade in una idea ipostatizzata e letterale. Per esempio, non so, il Big Bang, poco fa, la domanda di Daniele è più che opportuna, e tra l'altro è una delle tante domande che si possono fare, ma è davvero uno scoppio in cui, non so, noi ce lo immaginiamo con un petardo, non so, c'è tutto condensato e poi pam, si espande come io posso immaginare che si possa espandere, che ne so, un'esplosione, una bomba. Ha dovuto utilizzare un'immagine più complessa, più ricca e comunque approssimativa, no? Di qualcosa su cui possiamo solo immaginare. Possiamo immaginare, possiamo ovviamente, grazie alla nostra immaginazione, intuire delle strade percettive, la realizzazione di fondo, chissà cos'altro ancora, no? A fronte anche non solo come dire, speculazione, che ha un suo grado di necessarietà all'interno della scoperta scientifica. Prima si immagina e poi si fanno degli esperimenti, delle prove, si confuta, si migliora e si amplia la percezione dell'essere umano. Quello che scopriamo e che abbiamo scoperto fino adesso, e che insomma, mi pare che il ritorno sia questo, sappiamo molte cose, ma il grosso, prendiamo un numero, il 68% più anche il 27% è avvolto da un mistero, da un'esperienza, cioè, da qualcosa di cui ancora non abbiamo veramente conoscenza. Dicevo prima, brancoliamo nel buio, mi viene in mente una delle frasi dell'alchimia che dice si procede ignotum per ignotius, cioè obscurum per oscurum, cioè si estende il mistero, più io guardo e più scopro qualcosa di misterioso, affascinante, seducente e complesso. Nel quale siamo contenuti la cui nostra capacità di comprensione ancora oggi non è a fuoco, non ne abbiamo ancora abbastanza elementi, probabilmente non basterà una vita, anzi, poi sai, nello sviluppo della scienza sono a volte le casualità che ci portano ad ampliare il nostro punto di osservazione, mantenendo vivo forse quel sentore che ci può cogliere ogni qualvolta noi guardiamo il cielo notturno, cioè un senso, diciamo, di mistero e qualcosa che relativizza la nostra importanza. Come diceva Filippo, o la estende, cioè noi siamo gli unici esseri che hanno coscienza, che quindi hanno questo privilegio, che possono contemplare un universo esteticamente affascinante, attraente, è dotato di qualità intrinseche o quantomeno per noi significative, come l'estetica, la bellezza della forma, la spiralità di qualcosa, il colore, oppure siamo una casualità e quindi dobbiamo ridimensionare la nostra hubris, la nostra tracotanza e comprendere che la vita è qualcosa di assolutamente misterioso e delicato e che noi siamo in una condizione di privilegio in ogni caso. Questo penso che anche la scienza, come prima Filippo diceva, una condizione rara di privilegio e per il momento non abbiamo prove evidenti, diciamo, di presenza di vita per come la intendiamo. Esiste una alta probabilità statistica. È come se la scienza, sia la fisica quantistica che l'astrofisica, in qualche modo si muovesse a un certo punto anche per probabilità, cioè molto 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 probabile che esistano certe questioni, ma non ne abbiamo ancora la prova, come dire. Filippo, non so se su questo tu poi vuol dire un film. Bene, sì, beh, come cioè, c'è una cosa che dico ogni tanto, e cioè che in qualche modo, come dire, è il tema di che cosa siamo fatti noi, no? Almeno una parte di ciò di cui siamo fatti è atomi, ok? E se vogliamo essere riduzionisti, anche siamo solo un'organizzazione di atomi, però non è necessario che sia così. Ora, il fatto è da dove vengono quegli atomi, l'astronomia ce l'ha insegnato. Quegli atomi vengono dalle stelle, cioè l'universo non produce atomi da solo, ok? Produce solo idrogeno e elio.
Ma noi siamo fatti di silicio, di carbonio, fosforo, eccetera, azoto, ossigeno, eccetera. Ora, tutti quegli atomi sono stati cucinati dalle stelle. E quindi, questo ormai lo sappiamo da qualche decennio, diciamo, la materia prima di cui siamo fatti non è che così è materia eletta, ma è materia che l'universo non si è neanche degnato di fare. L'universo ha fatto le stelle e poi le stelle hanno dovuto fare il lavoro sporco di produrre quegli atomi e poi morendo le hanno sparpagliati nell'ambiente. Quindi noi siamo in qualche modo fatti di materia di scarto, ecco, stellare. Cioè, riguardo anche proprio al tema del significato, no? Fondamentalmente questa è l'informazione, poi noi decidiamo come usarla, però è inevitabile che questa informazione non vada un po' a toccare appunto la nostra hubris. Siamo fatti di roba che le stelle hanno prodotto e atomi che hanno fatto veramente il giro del mondo prima di arrivare a noi. Cioè, boh. Un mistero. Teniamoci un mistero perché effettivamente è quello che muove la conoscenza, il mistero e il rapporto col mistero. Beh, se volessimo amplificare, diciamo, ricordiamo una novità che io ho iniziato a leggere 2 giorni fa perché mi è appena arrivato, è l'ottimo testo della pagina Chi ha paura del buio, Se tutte le stelle venissero giù. È un testo edito da Rizzoli, curato dagli autori della pagina di Chi ha paura del buio. E qui, per esempio, c'è un testo godibilissimo, lo finirò nei prossimi giorni. E per paradossi, no? Per paradossi, come spesso a volte ci si muove, magari anche nell'infanzia, no? Ci siamo chiesti un po' tutti, ma se ci fossero due soli, due lune, cosa accadrebbe? Ecco, è un testo che tratta con grande leggerezza ma precisione e che è assolutamente chiaro e esaustivo molte di quelle che sono le domande che un po' noi tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita guardando il cielo notturno. Quindi partirei da questo come testi imprescindibili per imparare un po' di mistero magari anche su quelle questioni che ci siamo già posti, e magari Filippo, se tu hai qualche riferimento bibliografico, oltre alla pagina Chi ha paura del buio, ai video che generosamente condividete quotidianamente, siamo tutti orecchi. Non si può non nominare un libro che ho letto l'anno scorso, un paio di anni fa. Che si chiama appunto Le entità oscure. Ed è proprio un testo interamente dedicato a materia oscura ed energia oscura. L'autore si chiama Cristiano Galbiati, quindi è insomma è italiano. Insomma, è un buon libro in cui è spiegato tutto ciò che diciamo un curioso ma non ferrato in materia può chiedersi sulla materia scura e energia oscura e lì sicuramente trova delle risposte. Questo come testo diciamo, di riferimento intorno ai. C'è qualcosa anche per la primissima, per i ragazzi, diciamo, qualcosa di, che ne so, divulgativo, oppure adesso Proprio serve. per ragazzi, cioè, io andrei cioè, sempre per rimanere tra autori italiani, andrei su alcuni dei libri di Margherita Hack, perché sono ottimi. Alcuni erano proprio pensati per i ragazzi, anche il nostro volendo è pensato per una fascia d'età, diciamo, che può partire dall'adolescenza o insomma. Sì.
Però sì, appunto, poi consiglio di spulciare un po' la bibliografia dell'ACC, perché anche tra l'altro lei tipicamente non è che faceva volumi tematici in cui parlava solo di una cosa, ma era molto brava a dare un po' una visione di insieme in ogni libro che faceva, per cui aveva sempre questo effetto zoom, per cui partiva dalla Terra, il sistema solare, le stelle, le galassie, no? L'universo, e tu ne esci in un. Non dico sapendo un po' di tutto, perché non è quello il punto, però avendo un'idea proprio di insieme, una visione di insieme, ecco, bollo d'uccello di che cos'è l'astronomia e cosa Grandissimo. può insegnarci. Molto bene, quindi diamo i riferimenti. Chi ha paura del buio per quanto riguarda l'astrofisica, quindi il quotidiano aggiornamento sia sulle scoperte sia sulle missioni che verranno a essere messe, come dire, in calendario non appena anche il virus ce lo consentirà come umanità. Per quanto riguarda la psicologia del profondo, le connessioni. E probabilmente per continuare, perché questa interessantissima occasione ci ha dato degli spunti molto importanti, vi suggerisco di seguire la nostra pagina Imaginalis e il sito internet www.imaginalis.org. Noi dello staff rimaniamo a disposizione per delle domande, qualora ce ne fossero. E ringrazierei voi tutti per la presenza e in tutto questo ciclo di appuntamenti sull'altrove e l'invisibile. E ringrazierei il nostro ospite, Filippo Bonaventura, che generosamente ha gettato un po' di luce in quello che è il buio, impanando anche le paure e mantenendo però altissima la suggestione intorno al cielo notturno. Grazie a tutti, grazie Filippo. Grazie, 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 Grazie a ciao. tutti. Ciao Filippo, alla prossima, grazie ancora. Ciao, ciao, grazie Nel mille, a presto. chat trovi tutti i complimenti, i ringraziamenti per te. Se Ah, li vuoi ok, perfetto. scorrere, Vi do un'occhiata. dacci un Ciao, occhio. ciao.